Ciao a tutti! Allora, dopo quasi 3 mesi di inattività per quanto riguarda il tema gameplay, rieccomi qua nuovamente a registrare. Stavolta non siamo su PlayStation, come bene o male sono stati sì, tutti i miei gameplay fino ad ora, sì, fatemi pensare un attimino, sì, a regola sì, ma bensì diciamo, tra virgolette, che siamo tornati un po' indietro, siamo sul Game Boy Advance / SP. Insomma, il gioco in questione, come vedrete, è Pokémon Marrone Merda 2. Allora, prima di iniziare, e poi se nel caso inizieremo proprio a giocare, leggetevi questo. Allora, come avete visto, questo è il secondo, però potete tranquillamente vedere / giocare questo episodio senza appunto aver giocato al primo, perché comunque la storia è quasi completamente, diciamo, diversa, cioè non è un vero e proprio seguito, ecco. Comunque, bando alle ciance, iniziamo a giocare. Allora, vediamo un po', che qui sono la console sulla tastiera, ma io i tasti ci gioco mai, sulla tastiera, piuttosto uso qualcosa per, sì, vabbè, per la guida, come si fa andare avanti, non lo so, vabbè, piuttosto uso qualcosa per usare il joystick, ecco, altri programmi, comunque, sì, ah, stava prendendo, vabbè, qui tutti i ringraziamenti, sì, grazie a Mirko, ok, vabbè, non vi preoccupate per il ritardo. Allora, vi basterà sapere che Tonio è stato sconfitto e non è riuscito ad appropriarsi, della Rai. Ora sta organizzando la sua vendetta. Ci siamo, premi A e preparati ad iniziare. Dedicata a Gabriele Montoni. Ma perché c'è lui? Ma perché? C'è tra i McClure. O McClure, come vi pare a voi. Allora, forse vi ricorderete di me per guida di coniglietto batuffoletto. Ah, tu sai cosa? Oh, Gladys. Il mulo fico, vabbè. Grazie per aver comprato Come diventare natore di Pokémon in 30 minuti con Troy McClure. Questo è un po'... Ma non è vero, sono 2 spunte, vabbè. La gente in questo mondo cattura Pokémon, vabbè. Quindi trasporta dentro le Pokémon o altri, beh, meglio non saperlo. Quello che importa è che tu sia qui per diventare allenatore di Pokémon. E io te lo insegnerò. Grazie, Troy. Sono sicuro che non starei più nella pelle, effettivamente un po' sì, sono stracurioso di iniziare questa hack room di Pokémon, credo, rosso, / verde foglia, credo. Allora, dimmi, sei pronto per cominciare? No, scherzi, iniziamo. Allora, il vecchio che c'era nella prima edizione. Sì, perché comunque chi se non ci ho fatto un gameplay, io ci ho giocato il primo. Allora, non importa cosa tu abbia scelto, tanta registrazione. Come ti chiami? Ma mettiamo i nomi, vai. No. C'entra, sì. Vabbè, Nomiz, vai. Vai, fiorta questi tasti. Bene, non posso sapere come ti sei chiamato, quindi per me sarà Timmy. Ma perché? No! Ma ho detto ore! Vabbè, alla via. Bisogna fare per forza sì, bisogna essere Timmy. Poi non so se comunque è importante il fatto che tu scelga un nome adesso. Vabbè, si vedrà. Bene, sì, la solita frase, eh? Ok, sì. Questo idiota è Ash, il peggiore allenatore di Pokémon di sempre. Ricordati di non seguire mai il suo esempio, è un coglione. Bene, fa piacere. Per inferire puoi insultarlo come preferisci adesso. No, merdone, culo, cazzone. Vuoi pirla? Mettiamo pirla, vai. È un pirla per caso, sì. Puoi dirlo forte, è proprio un pirla. Timmy, allora mi chiamo Timmy, via. Il tempo a nostra disposizione si è esaurito. Se vuoi continuare ad imparare a diventare un allenatore, ti consiglio di comprare Come diventare un allenatore di Pokémon in 30 minuti. Ah, due. È uscito il secondo, pensavo riuscisse un'altra volta. Ah, è sempre Troy, vabbè. Ok. Comunque, ragazzi, spero vivamente che questa, diciamo, edizione, questa hack room del gioco, non mi procuri in futuro dei problemi. Magari, non so, crash dal niente. Spero di no. Spero che possa filare tutto liscio, ecco. Allora, questo, intanto iniziamo a giocare. Via, iniziamo ufficialmente. Allora, questo DVD, Come diventare un allenatore di Pokémon in 30 minuti contro... Io non credo che sia McLaren e McClure, non me lo ricordo, perché è The Simpsons, ma non me lo ricordo. Vabbè,
è veramente la patacca. Per fortuna non l'ho comprato originale, ma non importa. Dico Pokémon ho chiuso dopo quella lotta città laggiù. Allora, sì. Dunque, fra l'altro, cosa ganza. Vabbè, un attimo, leggiamo la cosa proprio Dio. Sono passati 3 anni da quando il nostro eroe ha sventato i piani del malvagio Tono Cartone. Ah, qui ci sa anche la voce in terza persona. Ora si è trasferito in una città di nome Marronville, separandosi quindi finalmente dalla madre. Ora vive con la sua fedele serva e sembra aver perso ogni interesse verso i Pokémon. Dicevo, l'ossa ganza è che rispetto a, diciamo, alle room, no? Diciamo, ai giochi originali dei Pokémon, qua anche il protagonista, cioè, parla via tra virgolette, ha un suo, fa la sua parte, ecco, ha un suo dialetto, via, diciamo così. Serva, buongiorno signore, passo in anima e si aspetta, rimane sempre miserabile. Vada come parli, io sono colui che ha sconfitto, anche Tenomiz, per sempre il temibile Tonio Cartoni. Un po' di rispetto. Un po' di rispetto. Serva, il prof che vive qui a fianco ha detto che voleva vederla, sembra importante. Molto bene, ho fatto un affare quando ti ho comprato Cebei. Bello ragazzi, intanto vi c'è Lever Mouse, va via. Puntatore maledetto. Marronville, allora. Devo andare direttamente via o bisogna fare come sempre? Bisogna andare su. Infatti bisogna andare su. Hawk! Ah, lui siamo Hawk uguale. E aspetta, eccolo qui. Non indovinerai mai questo che succede. Se ti vedi nel laboratorio si spiegherò tutto. Andiamo nel suo laboratorio, vediamo un po'. E ora c'è Ash con Pikachu. Pikachu ha occhi strabianchi, pare uno zombie. Credo che debba essere proprio un'emergenza se ha convocato una celebrità come me. Ash. Oh, Ash, ma quale celebrità? Ti hanno messo nel gioco solo per darti un lavoro. Se non vogliamo. E Nomiz, o comunque mi chiamo Nomiz, non sono Timmy. La questione è questa sera, immagina che ti ricorderai di Tony Cartone. Attenzione, come dimenticare? Dopo la disfatta di 3 anni fa è caduto nel tunnel della depressione. Alcol, droga. Si faceva delle pere di blu. Che farebbe non ridire chiunque? Qual è il problema? Il problema è che dopo i primi tempi, secondo voci indiscrete, ha deciso di organizzare la sua vendetta e... puntini puntini... Ash, ma quale voce indiscrete? Sono stato io a dirtelo. Tace, pirla! Sto parlando con i Nomiz. So che cosa stai per chiedi, ma non posso. Da quella volta, io... sul melodrammatico, lo so, è difficile per tutti, ma non abbiamo scelta. Vorresti lasciare tutto nelle mani di quel pirla di Ash? Sì, fine. Ehi, taci pirla, i demoni del mio passato mi hanno perseguito per anni. Ho dovuto cambiare casa, comprare una serva su eBay, precisiamo eBay, e tutto questo per dimenticare gli errori di allora. E poi non mi è rimasto nemmeno un Pokémon. Allora, a questo punto posso provvedere io. Prendi pure quella sopra il tavolo laggiù. Temo di non avere scelta. Wow. Temo di chi è. Oh, a me questo puntatore. Vai via, grazie. Questo è stronzo. Un Pokémon di merda, ma va. Che è stronzo l'avevo capito anch'io. Ma come si chiama? No, stronzo è il suo nome. È un ammasso di merda che assume la forma del suo avversario. Allora lo vuoi? Semplice no? No. Ma cosa succede? Ah no, devo pigiarlo per forza. Ok, basta, dovrei un po' e premerò sempre il tasto opportuno, credo. Vabbè, ok, dai. Sì. Certo che avrebbe potuto lasciarmi qualcosa di meglio di questo stronzo. E non mi inserisceva lo stronzo del professor Oak. Vuoi dare il soprannome a stronzo? No, chiamiamolo, cioè, lasciamolo pure stronzo. Tutto sommato a me era andata bene quando mi è capitato questo sorcio giallo. Fulminalo! Niente. Muoviti a raggiungere la prossima città, bod. Di volata sì. Ehi, non mi aspetta, metti alla prova il tuo stronzo. Coraggio, Pico, ci diamo una lezione a questo vecchio. Classica sfida post Pokémon ricevuto. Pilla rivale, vuole perdere. Classica, la classica frase. Pikachu. Guardate in campo da pilla rivale. Ma che cazzo è? È sfatta, è intossio. Pikachu drogato. Vai stronzo, rendimi fiero. E quanta fretta, questa è la tua prima lotta, vero? Beh, allora devo farti un'introduzione. Vabbè, lo sappiamo. Si può stare certa? No. AB. Forse però invece tante parole è meno una dimostrazione pratica, ok. Dai, prova a lottare. Lotta. Azione e trasformazione. Trasformazione, volevo vedere cosa succede. Ruggito. Divento Pikachu anch'io. E attacco di stronzata. Esatto, divento Pikachu.
elettroshock, sì, a parte che demente. Alla fine non gli dava una siega. Fatta cazzata, ragazzi. Subito così, pronti via a sbaglio, clamorosamente. Ma ho fatto la merdata. Perché ho visto che di tono shock, come classico, il classico, diciamo, del vero Pokémon che è Ditto, diciamo che ne è 5 per ogni mossa, no? Di tono shock ce n'ha 5 e addirittura ce n'ha 3. E dopo che lo userò ce n'avrà 2. Porca merda. E poi... dai, che cazzata. Ho sbagliato. A parte, quanto sono ruggito? Ah, meno male, ce n'ho 5 anche ruggito. Magari poi c'è scontro. In teoria potrebbe anche levar di più. Dai. Ragazzi, mi sa che lo prendo nel culo. Dai, ho perso. Dai. Raga, me lava 2. Bene, si parte molto bene. Chi è il pirla adesso? Che delusione. Eh beh. È molto malato. Via, andiamo. Marronville. Ma io, la serva. Guarda qui, pensa che questa frase che ho occupato da un cartello sarà fondamentale per la tua avventura. Sì, devo pigiare prima se non riesco a leggere a modino. Premi start per il primo menu. Vabbè, grazie. Mi sta venendo per il culo. C'era bisogno di scrivere un cartello per una banalità del genere. Con cosa doveva finire altrimenti? Invocando il diavolo in un rito esoterico. Ai ai. Percorso 1. Io. Rattata. No, ratatatata. Vai, stronzo. No, ora si usa direttamente azione. Si è rotto le palle. Vai, vai, che ce la facciamo. Madonna, manca pochissimo. Vai. Vai, è il nostro primo Pokémon. Che mandiamo a KO. Dritto, ben dritto. Che bello. Te mi dava il costo, mi dovresti dare una pozioncina, almeno di gioia, ero così. Ciao, lavoro allo spaccio. Sì, sì, lo so, avete il tipo di roga, non sono nato ieri, ciccio. Allora tieni, ti do un campioncino. Hai tenuto pozioni. Che cazzo li pare? Ancora, un altro Pokémon. Chi è? Peugeot! Ma che bello! No, è il posto di Pinci. Peugeot. Vai, manca ammazzato. Dritto per dritto ancora. Va bene, però fammi ammazzato a Peugeot. È un onore per me. Certo, ragazzi, nel giro di manto. Vabbè, io 5 minuti, poi non so quanti minuti siamo passati effettivamente. Sono già morto 2 volte. Mamma mia, manide. Un Pokémon di merda, letteralmente. Eccomi, presto serva, vedo la luce. Se appena partito ci ha fatto che muove. Devi essere proprio forte a questo gioco. Zitto, ti rimando in via, si riparte. Via, si riparte. Per favore non fatemi trovare Peugeot perché mi sa che è forte. No, era ancora ratatatata. Ai! Bimbi. Se mi attacca muoio un'altra volta. No, sono scarsissimo. Ma non si può. Ma non si può morire 3 volte così, fra l'altro. Dai, de. Ah, pensa anche Maini. Ci ho fatto caso prima. Più io scappo, no, ve lo dico, mi sono rotto le palle. Scappo. Muoia. Proprio il primo ciuffino d'erba, de. Chi è? Sindaco. Dai, che se a livello 3 a regola potremmo forse salire. Forse se riusciremo a batterlo. Chissà, qui non è scontata che cosa. Vale, vai, è andata. Ale, livello 6. Madonna, sti ciuffini. Nazareth! Con la sbalpia sulla pancia.
Ale, vai, morto anche lui. Dai, mancano tre ciuffini. No, boh, ci sono anche quelli sopra. Chi è? No, peggio un'altra volta. Buono, vai. Prendi l'esperienzina, che fa sempre comodo. Vai, 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 vai. E andiamo, de. Ce l'abbiamo fatta. Dopo 20 minuti di gioco siamo arrivati a Smerdopoli. Di volata V, vai. Entriamo. Ale, vai. Benvenuto al bordello. Classe posto. Vabbè, la frase è rimasta quella comunque di Pokémon Merda 1, eh. Pokémon Merda, vabbè. Previo. Però è sempre carina come frase. Arrivederci tesoro, ciao. Un bacio. Allora, quindi c'ho da andare... No, c'ho da andare... Al market? O no? Ehi, arrivi da Marronvilla, vero? E conosci il professor Rock, vero? Ho sempre avuto un debole per lui. Fammi un favore. La passione del commesso per il pacco di... Il bello, via, bisogna tornare indietro, riborda. A parte tornando indietro vedrai si può evitare un po' di erbetta. Eccomi qua. Oh no, Mitz, come sta il mio vecchio stronzo? Beh, sembri piacergli molto. Devi avere talento con gli stronzi, forse quanto c'ha di Morandi. Oh no, idea. Per chi non sapesse, questa battuta V, questa frase, l'hanno detta perché si vocifera che Gianni Morandi sia coprofago, ovvero uno che non mangia merda, via, diciamo. Poi vabbè, non si saprà mai. Comunque, era per specificare. E non mi si tocca il pacco di Hawk. E fermo, quelle non sono Pokéball. Eccolo, pirla! Non mi vergognate a fare tutto questo davanti a un bambino. Per l'ultima volta, Ash, ormai 40 anni. Ma io diventerò il migliore maestro di Pokémon. Eccola, di nuovo partita. Parlerò, e non mi sparerò con te. Allora che ti sei ispirato si servirà un'enciclopedia che conosce tutti i Pokémon di questa regione. Ecco, prendi. E non mi si riceve un foglio bianco. Che c'è, la crisi si fa sentire anche nel mondo dei videogiochi. E poi se la scrivi a mano con la tua caligrafia ti sarà più chiara. E non mi si riceve una pacca sulla spalla. E non mi sono mettere per cazzo di fare. Forza e coraggio, Nomiz. Abbiamo tutti fiducia in te. Quando finalmente sarò campione della Lega, si sì, Ash, quindi non mi avremo finito. Mi dirigerò verso gli oceani più profondi. Ash, per cortesia. Perché volerò nei cieli più azzurri. Ho capito, la rotta il cazzo. Bene, sembra che ci sia fatto tardi. Devo andare, una grande avventura è proprio dietro l'angolo. Arrivederci, Ash, o Pirla. Via. La manina dietro alla schiena. Iniziamo ufficialmente, direi, la nostra avventura. Addio. Nel frattempo, in un luogo lontano da qui... Aio! Qui si cambia zona. Allora, dove si va? Aio! Tono, dannazione, quel vecchietto mi ha umiliato. Non posso buttarmi giù, devo farla pagare ad ogni costo. Giglio. Mio signore, so che non dovevi permettermi. Permettermi, ma mangio le parole. Ma l'altra sera in un bar ho rilevato una conversazione tra due tipi. Parlavano di uno strano fossile del Monte Lucio. Secondo la leggenda pare sia legato al controllo mentale, ma non c'è nessuna certezza. Gli esperti stanno facendo parecchi esperimenti. Credo che sarebbe un ottimo... Tony, è perfetto. Sono davvero un genio. Gilly, ma veramente? Zitta puttanello. Lo sappiamo tutti. Che tipo di locali frequenti? Piuttosto. Lucio. Recati subito a Monte Lucio. Ah, guarda lì a lui a destra! A Monte Lucio non osare tornare senza quel dannato fossile. E lavati i piedi, cazzo. Certamente, mio signore. Tony, è tornato Tony. Sento che la mia vendetta è male forte. Dei ragazzi, non so leggere, nel senso, non mi riesce a leggere in maniera adeguata e dignitosa. Anzi, è abbastanza imbarazzante. Perché c'è il Pikachu V? Questo Pikachu può tagliare. Al posto dell'alberi. Un attimino ragazzi, vado un attimino qui, perché ho visto una Pokéball che probabilmente è un oggetto, guardiamo un po' cos'è. Pozione, fa sempre comodo. Percorso 2, con un altro Pikachu a destra da tagliare. Vai, addio, erbettino. Andata bene, vai, niente. Che se in realtà dovrei allenarmi, eh. Si
parla con la gente. Vediamo se hanno modificato anche i dialoghi. Attenzione, il bosco smerdato è per di Meraville. Si era modificato anche Wednesday. Hai sentito la leggenda del cartone? Sembra sia qui vicino. Comunque Ganzetta è l'ossa, diciamo, nel frattempo che cambia posto, via. Sono qui con alcuni amici, mi hanno detto che andavano a comprare sigarette 5 ore fa. Ma ero tornato a prendermi, eh? Sì, sì, si va a destra. Accidente, ho appena schiacciato un caterpillar, devo catturarlo. Ora mi si è ben demolito abbastanza. Attenzione, qui cos'è, una Pokéball? È un oggetto, insomma, quello che è. Un'altra pozione, l'ennesima ormai, sta diventando impressionante. Attenzione, vediamo un po' chi c'è qua. Ancora Pikachu! Boh, però non sarebbe male, eh. Però probabilmente non ho le Pokémon, devo comprare. Fatemi vedere per curiosità, magari non ho letto qualcosa. Invece sì! C'ho le Pokéball. Cosa fa? Di Pikachu, però. Di. È buono, cioè nel senso. Se non è da prendere, però dato che si è trovato qua, credo che non sia, cioè nel senso, credo sia una cosa impossibile da ritrovarla. Forse è meglio allenarci per ora. Vabbè, ci si pensa dopo, va, eventualmente si prenderà poi dopo qualcuno, o Pikachu o qualcun altro. Anche perché sono curioso di vedere, di sapere i Pokémon che diciamo hanno modificato e barra aggiunto, ecco, perché comunque in realtà non ce n'è nemmeno uno di originale, però. Vai, il mio primo allenatore. Vabbè, sto lasciando Ash barra Pirla. Primo allenatore così. Ehi, anche tu hai dei Pokémon, dai. Lottiamo. Lottiamo. Vediamo chi c'ha. Rick Pigliamosco vuole perdere. È il turno di Weedle. Ma perché? Che bello. Oh, ma è il 6, eh. È alto, accidenti a lui, dì. Giorno paga. Quello è Pilavaini poi. Ci sono monete sparse ovunque, sì. Deve essere una cosa del genere. Scippo. Bello. Dritto per dritto. Sì, però non è morto. Ah, forse dritto per dritto sta quando diventa, diciamo, quando è benamente efficace. Non super, però, credo. Non lo so. Lo scopriremo anche se sto giocando. Tanto siamo saliti a livello 8. Bene così. Stronzo sta a livello 8. Boh, guarda lì. Anzi, il trappino si risale al 9 probabilmente. Caterpillar, fatemelo vedere. Eccolo qua. Sinceramente non ricordo se Caterpillar c'era già nella prima edizione del gioco. Cioè se è stato, diciamo, la prima, faceva parte della prima generazione di Pokémon Marron Meld. Ecco. Ale, è morto, dai. Caterpillar nemico è morto. Stronzo riceve 67 punti esperienza e bodo boom, si sale al 9. Bene così. Sconfitto e umiliato Rick Pigliamosche. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Vediamo se c'è. Che specie di Pokémon ci sono. Boh, nemmeno una di. Bene. Un altro allenatore. Sì, sì. Mi. Hi, I'm Vergrits. And today I'll teach you how to survive in Bosco Smerdato. Stavo dicendo. Bene, sì, perché voglio vedere che specie di Pokémon ci sono. Appunto. Dentro Bosco Smerdato. Allora, tu ancora Lidl. Chiamo sì perché non mi riesce. Wildl, non mi riesce a dirlo. Al 7 stavolta, però noi siamo al 9, quindi siamo un'altra volta in vantaggio. Vai. Buon latte. Le fine della vita? Sì. Comunque le mosse a quanto pare non sono state modificate. Cioè nel senso, non c'è magari qualche mossa particolare. Non lo so, boh. Vabbè, forse no, era anche troppo, anzi hanno fatto anche troppo. Comunque ragazzi, non si riesce a buttarlo giù, eh. Tutte le volte sta per morire, ora invece sì, usava bollate, anzi usava. Quanto c'è rimasto di PP d'azione? Perché qui si ossa, caccola. Aspetta, chi è caccola? No, bimbi, ma che bello, caccola, cazzino verde. Chi è? Che era una sostituita per Caccola. Lì era forzatore. Penso sia Kakuna o Metapod. Probabilmente Kakuna perché c'ha le K. Vai, fa un brutto colpo. Ecco, forse dritto per dritto potrebbe essere brutto colpo. Sto stuprando il tasto, diciamo A. Nel senso, il tasto in cui è stato assegnato A automaticamente da. Sì, l'emulatore. Perché sto usando l'emulatore. Ma zitti. Dico così perché non ho ancora capito se l'emulatore sia una cosa, cioè, legale o no. Probabilmente scaricarlo no, ma giocarci
Sì, a parte se il gioco è gratis, quindi no, no, sono in regola. Bimbi, siamo saliti al 10, fra l'altro, eh? Tornato la Lidl. Mancherebbe trovare solamente Eurospin, Penny, tipo una roba del genere. Siamo a posto. Vabbè, meno male comunque non mi hanno levato niente di vita, più o meno. Cioè, meno male sono rimasto come ero quando ho iniziato la battaglia, più o meno. Allora, è morto anche lui. Si sale, si fa, arriva all'11, no, peccato. Peccato davvero, però probabilmente saliremo. Oh shit, I'm going to hit some caterpillar. Allora, andiamo avanti. Ah, io ho una, così a caso, una Pokémon, antidoto. Io le chiamo Pokémon, poi quello che sono sono. Boom, vai, niente Pokémon, c'è lui. Cosa si fa? È girato, boh, non so se è un allenatore. Mi chiamo Pigliamosca, ma non ho mai visto una mosca qui. Sei un allenatore, porca merda. Speravo tanto mi potesse dare un oggetto, invece. Cazzo, ce ne ho anche tre. Metapod è tornato. Lui sono sicurissimo, c'era nella prima edizione. Però il problema è che lui usa rafforzatore maledetto. No, usa canto, peggio, peggio, si dorme, peggio. Peggio. E mi sa che finisco i pp di azione. Sì, però non mi posso trasformare in Metapod. No, dai. Dai, no. Porca. Maledetto me che ho voluto lottare contro lui, che ci ho pigiato. Baraonda, ti prego uccidi. No. No, però c'ha anche Baraonda. Quindi vuol dire che non c'ha solamente canto e rafforzatore, quindi forse. Finiti. Trasformazione. Cosa che schianto? Eh sì, probabilmente. Vabbè, meglio così forse. Morto. Vabbè, dai, meglio così, così si rifila tutto, si riparte da lì. Dai. So ragazzi che il video forse, non lo so, perché io sto registrando poi probabilmente farò dettagli, forse, non lo so. So che il video sta durando un po', però ormai voglio uscire dal bosco smerdato. E niente, una volta arrivate lì il video terminerà, ragazzi. Alla fine tanto non si dovrebbe beccare l'allenatore di prima, quindi dovrebbe essere una cosa veloce di tornare da lui. E scusate, ma per orgoglio voglio batterlo stavolta. Oh no, cosa si fa? No, 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 non si va, dai, è troppo lungo. Magari riusa canto, rafforzatore, ci si mette troppo. Rieccoci qua. Allora, per cercare di non annoiarvi, di far prima, sono arrivato, cioè, ho tagliato il pezzo, no? Il tragitto che ho fatto dal Poké Center, no? Qua. E nel frattempo però ho trovato qualche Pokémon, no? Così selvatico. L'ho uccisi. E stronzo, sei di livello 11, bene così, no? Quindi, andiamo avanti. Dritto per dritto, bene, fa piacere. Boh, quanto è lungo questo pezzo video. Ah, io ho un Metapod selvatico. Andiamo un po'. Se è fattibile, ci si combatte. Vedete? Sì. Vai, dovrebbe essere the last allenatore o coach del bosco smerdato, cioè nel tragitto per uscire. Metti qui le mosche. Sammy, ma io c'ho un Pokémon solo, c'ha Lidl. Vai, il 10. Ci sarebbe noia, vero? E oltretutto! Speriamo di farcela, perché veramente non ho più voglia di morire. Sono già morto già troppe volte. Bella roba. No, non si rischia. Una bella pozioncina, non voglio tornare indietro. Dov'è? Pozione, vai. Dai, ragazzi, dovremmo farcela, a meno che, non so, non muoia e vabbè, niente, è morto. Usava buon latte. E si sana anche di livello. Bonner 12. La regola, usciamo da questo maledetto bosco a livello 12. Avete letto? Vai. Ale, ce l'abbiamo fatta. Fatemi parlare con loro e poi vi saluto, eh. Thank you.
Oh mio Dio. Ma non c'è una città? Sì, la regola è qua. Oh, Dislessopoli, finalmente, eccoci qua. Con un cicciottello davanti, ragazzi, arriviamo finalmente alla conclusione. Finalmente, perché è durato forse veramente un po' troppo. Però vabbè, è il primo video, dai, è il primo video e ci può sta, no? Insomma, io spero che anche voi, sempre che non avete visto, non lo so, o addirittura giocato a questo gioco qua, avete visto come va avanti, spero che anche voi siate curiosi di sapere come cosa succederà e come andrà avanti, e come andremo avanti noi, via, io. E quindi niente, vi aspetto al prossimo video e come sempre vi ricordo di fare barra mettere, se volete, queste tre cose proprio, no? Fine del video, ovvero di mettere un bel mi piace al video, di condividerlo e di iscrivervi al canale. E niente, dai, detto questo, ciao, ci vediamo eventualmente al prossimo video. Ciao.